Allora, siamo di nuovo qui in diretta, la Dana dei Lupi, come vi ho anticipato prima leggendovi le prime due giornate del campionato e poi dopo continueremo ad affrontare l'argomento, insomma, ve lo andrò a leggere tutto, non evisceremo proprio tutte quante, insomma, le gare, però soprattutto quelle più importanti, per esempio con la Juventus e poi, insomma, anche il derby che capiterà poi la penultima giornata del campionato. Vi avevo però anticipato una piccola sorpresa, una stranezza per quanto riguarda la Dana dei Lupi, perché è stata d'eccezione, perché non è un giornalista, non è un così un opinionista di altre radio, ma è un tifoso. Ma di che squadra è? Ce lo dice Fabrizio Cesarini. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti quanti. Io sono tifoso orgoglioso della Lazio, ovviamente. Però non fare troppo il serio, perché qui adesso siamo in fase un po' così informale, quindi possiamo insultarci direttamente. Esatto, possiamo direttamente insultarci. Allora, lo so che non è bello, però chiedo a Maxi se mi conferma che si sentiva bene la voce di Fabrizio. Devo tenere un po' più lontano il microfono, ok, perché siamo in... Perfetto, devo salire sul tetto del... Ok, così sto molto comodo per fare... Allora Fabrizio, tu non mi vedi, ma apparentemente sai tipo gli sketch, quelli quando non funziona bene l'antenna del televisore, no? Ecco, più o meno sto in questa situazione. Allora Fabrizio, tu appunto sei un tifoso da Lazio, ma come vivi questo rapporto con chi gestisce la Lazio, ovvero con lo Tito? Beh, guarda, è impossibile pensare che possa essere vissuto in maniera facile, perché lo Tito è sempre il solito nei comportamenti sia comunicativi con la tifoseria, sia nei comportamenti durante le trattative di mercato. L'ultimo esempio è quel caso Astori di cui voi andate molto orgogliosi. Beh, Giuseppe, insomma, uno scippo così non si vedeva da parecchio. Beh, almeno dal 98, dall'episodio Stankovic, sicuramente. Però... Eccolo, io ho fatto bene a chiamare lui, mica sono scemo. Almeno da quella data, sicuramente. Ovviamente Stankovic ha vinto poi tutto con Inter e Lazio, poi vediamo. Comunque sia, sì, sicuramente trattative sempre di due mesi, sempre in cui è necessario attendere giorni interi per un rialzo anche di pochi euro sostanzialmente, e poi arriva Sabatini che acquista Astori in due giorni. Ovviamente là il problema è legato, oltre al budget differente che ha la Lazio dalla vostra squadra, e poi anche da come si gestisce la Roma, una struttura ovviamente da quando sono arrivati, sono sbarcati a Roma gli americani, ha una struttura di mercato solida, la Lazio ha solamente tale che non decide niente, perché deve sempre chiedere il permesso allo Tito. Per quanto riguarda il lato oggettivo, sicuramente abbiamo perso un giocatore che è un buon difensore, ma a 27 anni ce ne sono anche altri. Sicuramente avrebbe fatto comodo alla Lazio, visto che gli ultimi tre acquisti di difesa centrale sono stati Novaretti, Ciani e Sara. E Stankevicius anche. Senti Fabrizio, adesso però diciamo che vi siete un po' ringalluzziti, come si suol dire, perché siete andati ad accogliere a Fiumicino con grande entusiasmo, anche giustamente, Stefan De Vrij, questo difensore olandese molto forte. Tu, insomma, come lo vedi? Pensi sarà l'unico acquisto dietro, oppure ti aspetti qualcos'altro? Ma è una domanda molto forte, se ho letto, ho sentito una vena ironica. no, io lo apprezzo sinceramente, cioè credo abbiate fatto un ottimo acquisto. Io non lo conosco sinceramente, perché ho visto due partite al mondiale e sono poche per giudicare, però già il fatto che questo miglior difensore del mondiale, che a 22 anni fosse il capitano più giovane del Feyenoord, mi fa ben sperare. Poi non basta solo lui per migliorare una difesa troppo debole, quindi mi auguro che venga un altro giocatore del livello almeno di Astori, ecco, questo sicuramente. Vedo la simpatia non viene mai meno. Ma ne parlavamo oggi su Facebook, così un scambio di battute di sfottò. Ma secondo te l'acquisto di De Vrij poi potrebbe comportare magari una cessione eccellente per ammortizzare i costi, perché sappiamo che lo Tito deve sempre
stare attento, almeno lui ama stare molto attento al questo spese. è anche giusto stare attento, ovviamente, perché quando non c'è una banca dietro è difficile poi far quadrare il bilancio. Comunque no, sicuramente io credo che ci sarà una cessione, non solo per l'acquisto di Vrai, ma anche per l'acquisto di Sbatta, di Parolo e il riscatto di Candreva. Mi auguro che non sia Candreva, perché sono molto bravo. Lulic? Spero che sia lui, perché solo chi non vedrà Lazio pensa che Lulic sia un giocatore che possa valere 15-16 milioni. In realtà è un buon giocatore che si è molto rivalutato dopo l'anno scorso, anni fa, insomma, intorno a maggio, si è molto rivalutato. Ovviamente il riferimento non è casuale, caro Fabrizio, ti ringrazio per questo. È un dato oggettivo, cioè si è rivalutato molto dopo quell'episodio, e anche l'ho nominato per fatto, ecco, nei tuoi confronti soprattutto. No, però a parte tutto, una cessione credo che ci sarà, e alla fine temo che si tratterà di Candreva, e credo che potrà andare alla Juve, perché il Paris Saint Germain di solito quando fa gli acquista in due giorni, quindi l'avrebbe già acquistato. Senti, il calendario, come dicevo prima, ci propone un derby molto tardi, insomma, era parecchio tempo. Io non ricordo l'ultima volta, forse mai, che il derby, insomma, è capitato così tardi. Mi ricordo quello del 2010 alla sest'ultima giornata, che vincemmo noi in rimonta dopo il gol di Rocchi. Purtroppo poi non servì a niente, perché... Se non sbaglio, anche un derby 0-0, quello famoso, quello posticipato. Hai ragione. Era forse la quart'ultima, che sia Roma che Lazio dovevano praticamente salvarsi. Poco ci mancava. Mi ricordo che fu un derby giocato con molto caldo, quindi forse potrebbe anche essere quello un derby giocato. Sì, c'era Di Canio, una partita brutta, ovviamente, insomma, brutta. Abbastanza, io credo, acchittata, come si direbbe, da probabile appunto, era comodo tutti e due. Comunque i derby non sono mai bellissime partite per chi non è tifoso di Roma e Lazio, sicuramente, perché sono molto tese e molto sentite, però sarà sicuramente molto bello. Vedremo poi per chi e da che punto di vista quello del 24 maggio. La data, ma secondo me è quella che forse vi si è più ritorta contro nell'ultima stagione. Beh, sicuramente, ma al di là di quella Coppa Italia, ogni volta che la Lazio ha vinto un trofeo, ogni volta, insomma, quelle tre volte che ha vinto un qualcosa con Lotito, poi Lotito ha soprasseduto rispetto alla campagna acquisti. Quindi io, che l'anno scorso la Lazio avrei fatto una stagione di questo tipo, lo potevo anche immaginare. Al di là di questo, il derby al 24 maggio è tosto, forse più per voi che per noi, perché obiettivamente, dati questi primi giorni di mercato, questi primi 30 giorni di mercato, la Roma insieme alla Juve e il Napoli si candida seriamente per la lotta allo scudetto, e quindi può essere delicato soprattutto per voi un derby di questo tipo il 24 maggio. Però so che anche la Juve ha la partita contro il Napoli, quindi sì, alla fine si riequilibra un po' come scontri importanti e decisivi per la lotta al titolo. Per la Lazio spero che potrà valere un posto in Europa, sicuramente. Questo è quello a cui possiamo ambire in questo momento. Senti Fabrizio, ti saluto con questa domanda. Qual è stata la che ovviamente, a differenza di oggi, chiudeva le trattative in un giorno. C'erano grandi campioni e sono ricordi forti, perché poi ci sono anche protagonisti del calcio internazionale che ricordano quella Lazio come forte, e obiettivamente credo che possa essere quella la Lazio più affezionata. Poi non ho vissuto quella del 74, quella dell'87, però per me, che ho 27 anni, penso all'età di Astori, sicuramente la Lazio dello scudetto è quella che ricordo con più affetto, anche se la mia prima lacrima l'ho versata per la Coppa Italia del 98, quando ero
probabilmente ti sta riguardando le cassette da Lazio del 98, non so. Sì, forse... sicuramente quella dei quattro derby. Sei un maledetto. Allora, un abbraccio a Fabrizio e niente, ovviamente non ti posso invitare a continuare ad ascoltarci. Insomma, beh, magari per vedere i commenti che fate su di me. Comunque, Radio Roma Futura ha anche una trasmissione dedicata alla Lazio, che è il nido delle aguile. Tu puoi andare sul podcast. Sul podcast del nostro sito, che è appunto radioromafutura.it o radioromafutura.altervista.org, lì c'è tutto. Fabrizio, grazie mille, un abbraccio. Grazie a te Valerio, un abbraccio a tutti. Ciao, 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 ciao. E quindi ci siamo salutati con Fabrizio, torniamo qui con il nostro amico Max per proseguire la trasmissione. Una breve pausa musicale e poi rientriamo, anche perché abbiamo Luca Parmigiani di ForzaRoma.info. This is what you